la prognosi è sempre molto molto a rischio e molto grave e molto. E adesso la pensione all'Isola d'Elba è tutta per Lisa Paolini, la donna di 46 anni, che lotta tra la vita e la morte nella terapia intensiva del centro Grandi Ustioni, all'ospedale Cesanello di Pisa. Per il padre della donna, il signor Alberto Paolini, non c'è stato niente da fare, è deceduto nel cuore della notte nella terapia intensiva del pronto soccorso dell'ospedale Cesanello, dove era arrivato già in condizioni disperate. La figlia ha ustioni sul corpo per il 40%. Una signora giovane che ha riportato un ustione all'incirca del 40% della superficie corporea. E essendo giovane con questa percentuale abbiamo delle chance di trattamento, abbiamo delle possibilità per poterla curare. È ovvio che trattandosi di ustionati, fatti con un trauma occorso in seguito di esplosione, quindi in ambiente chiuso, con un crollo, hanno inalato gas surriscaldati. Meno grave invece è la madre, Silvia Pescatori, di 75 anni, che è ricoverata a Livorno nel reparto di neurochirurgia. Per lei i bollettini medici di questa giornata riportano una situazione critica, seppur stabile. E intanto sull'isola, l'area della palazzina crollata rimane sotto sequestro. Stamattina sul posto, il procuratore della Repubblica di Livorno, Squillace Greco, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. La fuga di gas rimane la causa principale, con quel tubo che spunta dalle macerie. Qua tutti hanno le bombole o i depositi di gasolio. È tutta bombole, quindi solo io ho le chiusure fuori e le chiusure dentro, ma sempre prima di andare a letto faccio il giro e chiudo tutto. E a disposizione dell'autorità giudiziaria anche i corpi di Silvano Pescatori e Grazia Mariconda, estratti nella mattinata di martedì. Silvia e Grazia, cognate inseparabili, che abitavano all'Elba proprio nei giorni di vacanza ed erano arrivati lì solo da 2 giorni. E l'estate, quando vengono qui perché so, hanno da seminare, da pulire un po' il terreno. Ogni tanto vengono, fanno una scappata e vengono qui. E ora era un paio di giorni che erano Insomma, la signora Silvia era una sua grande amica. Eh sì, tanto brava, ha lavorato tanto e ha fatto tanto per questa famiglia.